Il mese di maggio è il mese dedicato ai fiori, però quest'anno tutti gli eventi collegati al mondo dei fiori sono stati annullati e quindi noi non possiamo vederne i colori, non possiamo gioire delle emozioni che ci danno i fiori, non possiamo vederli sbocciare, non possiamo vedere appunto quella che è la fioritura. Ma questa sera io voglio leggervi un brano che è una poesia di Arthur Rimbaud ed è una poesia che riesce in poche righe a concentrare tutti quei colori, tutte quelle emozioni che soltanto i fiori ci possono dare. La poesia si titola Fiori. Da un gradino d'oro, fra i cordoni di seta, i veli grigi, i velluti verdi e i dischi di cristallo che si anneriscono come bronzo al sole, io vedo la digitale aprirsi su un tappeto di filigrane d'argento, di occhi e di capigliature. Monete d'oro giallo sparse sull'agata, colonne di mogano sorreggenti una cupola di smeraldi, mazzi di raso bianco e fini verghi di rubino circondano la rosa d'acqua. Simile a un dio, dagli enormi occhi azzurri e dalle forme di neve, il mare e il cielo attirano alle terrazze di marmo la folla delle giovani e forti rose. Questa poesia è un tributo a quello che è il mondo dei fiori e con una serie di parole e di figure poetiche allegoriche si riesce a ricostruire in un testo scritto tutta quella che è una meraviglia di odori e di colori. E buoni fiori a tutti!